Prima conferenza stampa stagionale del tecnico del Pescara Silvio Baldini in vista del match di domani, Coppa Italia, Stadio Adriatico, inizio ore 21 contro il Pineto, telecronaca differita del match lunedì alle 14.30 su Rete 8. Il tecnico Baldini ha detto subito la formazione dei biancazzurri, giocherà Staver nel ruolo di terzino destro con Pierozzi che partirà dalla panchina, giocherà lo stesso 11 dell'ultima amichevole di giovedì scorso contro la Sant'Egidiese. A proposito di amichevoli, Baldini è stato molto esplicito, finora ci hanno regalato solo incertezze, motivo per cui sono curioso di vedere la partita di domani. E poi sulla questione, sul caso Damiani, se dovessi ragionare da allenatore, ha detto Baldini, dovrei alzarmi ed andare via e invece voglio rimanere estraneo da queste vicende classiche del mondo del calcio. Sono a Pescara perché voglio vivere un sogno, sono un sognatore e qui respiro una certa magia. Non sono dunque mancate le solite pillole di filosofia del tecnico biancazzurro che poi a fine conferenza ha svelato che Davide Merola si è operato per il problema alla pubalgia e che da lunedì tornerà ad allenarsi con i compagni. Lunedì tornerà anche Tommasini che si è curato per lo stesso problema, la pubalgia, lontano dall'Abruzzo. Ma a proposito della conferenza di Baldini andiamo ad ascoltare i passaggi salienti con le immagini di Diego Martelli. Lei parlò di senza peli sulla lingua nella prima conferenza, è inutile girarci intorno, siamo qui a Pescara per vincere. Razionalmente e tecnicamente per poter provare a lottare per questo obiettivo, quanti giocatori importanti devono arrivare ancora in sede di mercato? Se si usa la razionalità, te l'ho detto anche la prima volta, sono pessimista, perché arrivi in un posto dove trovi una contestazione, dove trovi che c'è malcontento e quindi come fai, capito, razionalmente a pensare una cosa del genere? Come hai detto, io non devo pensare a queste cose. Io devo pensare solo, come si dice nella vita, esistono i miracoli, esistono, perché ci sono le persone che dicevano che devono morire perché hanno un tumore e poi questi continuano a campare e quindi perché il Pescara, se succedono i miracoli, non può succedere il miracolo? Siamo partiti da Galeone che mi raccontò Gasperini e può darsi che anche noi ci siano dei giocatori che magari come all'epoca, che erano sconosciuti, che poi hanno dimostrato di avere un certo valore. Ma se vuoi che faccia un allenatore, mi devo alzare e andarmene, perché sarei talmente, come ti vuol dire, attaccato a certe cose che non mi va di farle. Cioè, come ti posso dire, a me le dinamiche, no? Già il fatto di Damiani, dovrei alzarmi e andarmene via. Perché Damiani non è qua, ma non Damiani non è qua perché è colpa della società o colpa di Damiani, è colpa del calcio. Damiani è il frutto, la stagione di Damiani, quello che è successo, è il frutto del calcio. Qui non c'entra né il Pescara, né il Palermo, né Damiani, non c'entra nessuno. Queste sono le dinamiche del calcio che producono queste specie di trattative, che producono questi aspetti che non mi ci ritrovo. 12 lunedì Merola dovrebbe essere qua con noi e iniziare la preparazione con noi, perché è stata a Pontremoli che lui ha subito un'operazione. Tommasini è andato di nuovo per la pubalgia a curarsi, anche lui da lunedì si aggrega con noi. Meazzi ha avuto una distorsione alla caviglia che se l'è portata dietro fino alla fine del ritiro e si è allenato questa settimana con noi e quindi anche lui deve recuperare, insomma. Ma è convocato? No, è convocato. No, lui si è allenato con noi tutta la settimana. Pineto, ti posso dire una cosa, che c'è un bravissimo allenatore che è Cudini, che io l'ho sempre apprezzato sia da quando allenava il Campobasso. È una squadra, è uno che dà alle squadre un gioco, dà un'idea, è un giovane, ha voglia e sicuramente avrà voglia di dimostrare domani sera che non sono lì per caso, ma ci terranno a passare il turno, come è ovvio che sia, e noi sappiamo che avremo da affrontare una partita in cui bisogna metterci tutto, altrimenti le brutte figure sono sempre all'ordine del giorno.